La senti questa voce? Chi canta il mio amore? Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata, a questa 61esima puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Buon lunedì 24 dicembre, buona vigilia di Natale. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, il risultato, ma soprattutto la prestazione che non ti aspetti, il Bari si fa fermare in casa, ma soprattutto si fa rimontare due gol dal Roccella al San Nicola. Bari-Roccella termina infatti con un inaspettato 2-2. Puntata odierna dedicata ai commenti e alle analisi del match dei biancorossi contro i ragazzi di Passiatore. Ascolteremo le parole dei protagonisti e avremo con noi anche i protagonisti della partita stessa. Quest'oggi non c'è Luca Deleteris, che salutiamo, ma non sono comunque solo. Saluto e ringrazio per essere con noi il super tifoso biancorosso Pierpaolo Cavallaro. Ciao Pierpaolo e benvenuto qui a Radio Biancorossa. Ciao Nicola, grazie a te, auguri a tutti. Grazie Pierpaolo. Allora, i contatti per interagire con noi: ci potete chiamare al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965, ma potete anche inviarci i vostri messaggi WhatsApp al 340-451-8927, ripeto 340-451-8927, ma aspettiamo anche i vostri commenti, le vostre domande, i vostri pareri sulla nostra chat di Spreaker o sulle nostre pagine Facebook. E allora, veniamo subito al sondaggio odierno, che come ogni puntata post-gara riguarda la prova dei biancorossi. Quello che vi chiediamo nello specifico è: passo falso del Bari contro il Roccella, le colpe sono tutte e solo di Cornacchini oppure no? Perché è iniziato un vero e proprio processo mediatico nei confronti del tecnico del Bari, secondo me molto molto esagerato, perché ha sbagliato una partita, però una partita su 18 in tutto il giorno d'andata, secondo me può anche starci, quindi processi secondo me esagerati nei confronti del mister. A tal proposito chiedo subito una battuta flash per Paolo. Per Paolo, si sta esagerando un pochino oppure sei d'accordo con chi addirittura invoca l'addio? Ma prima, scusami per Paolo, c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Sei in linea? Pronto? Sì, sei in linea, vai. Ciao, buongiorno Nicola, sono Daniele. Ciao Daniele. Niente, io volevo solamente ribadire la mia considerazione. Qua c'è troppo folklore, secondo me, anche dovuto ad alcune anche trasmissioni, cioè bisogna fare una via di mezzo, perché comunque 9 punti comunque sono pochi, bisogna comunque darli, stimolarli tramite anche un po' di critiche costruttive, se no io, cioè, niente è facile. Va bene, buona giornata. Grazie Daniele. Pierpaolo, allora, che dici? Critiche esagerate nei confronti del mister oppure no? No, io credo sì, sono a mio avviso critiche esagerate. Dobbiamo considerare che il Bari ha un vantaggio sulla seconda di 9 punti in battuta. Chiaramente si può parlare un po' del gioco che latita, anche se chiaramente Serie B non è semplice, soprattutto nei campi in trasferta, esprimere un gioco diciamo spumeggiante, proprio perché gli avversari comunque ti lasciano pochi spazi. Ieri probabilmente c'è stato, e l'ha messo pure lui, c'è stato qualche errore da parte dell'allenatore riguardo ai cambi, perché insomma il risultato ieri era 2-0, poi vabbè c'è stato quel 2-1 dove insomma si è dormito un po', e lì però l'allenatore è stato secondo me troppo difensivista, troppo prudente, ha cambiato quasi tutti i giocatori d'attacco che comunque ti creano superiorità numerica. Sul 2-1 chiaramente un quarto d'ora dalla fine è rischioso, perché la squadra prende coraggio, la squadra avversaria, poi ti è arrivato quel gol da 40 metri e lì la partita chiaramente finita. Però cioè, non è, credo che per adesso il processo a Cornacchini mi sembra esagerato. Parliamo comunque di un allenatore che ha già vinto in Serie B, siamo a 9 punti di vantaggio sulla Turris, quindi obiettivamente
Credo anche che sia una questione, oltre a una questione psicologica, ieri c'è stata secondo me anche una questione fisica. Credo che alcuni giocatori siano in debito d'ossigeno, ci sta, perché noi abbiamo iniziato la preparazione tardi, quindi è ovvio che facendo tutte queste partite ci può stare pure un calo quindi di... questa sosta io credo che arrivi proprio nel momento giusto e niente, ripartiremo secondo me tranquillamente in casa con Messina. A quello che hai giustamente sottolineato tu aggiungo un'altra cosa, la fortuna non ha aiutato i ragazzi di Cornacchini, ma come si suol dire la fortuna aiuta gli audaci, e il Bari, l'hai detto pure tu, lo ribadisco, nel secondo tempo di ieri non è stato per nulla audace. Io sono certo che se Cornacchini non avesse effettuato quei cambi scriteriati dettati da un'ingiustificata paura, perché Roccella alla fine non aveva fatto nulla di che, io credo che il Roccella non si sarebbe neanche avvicinato alla porta del Bari se non avesse fatto tutti quei cambi. È vero, la squadra era sulle gambe, ma quello che chiedo a te, ma domanda che avrei voluto fare a Cornacchini, non si era sempre detto che uno dei vantaggi della Serie D sono i 5 cambi, e soprattutto il mister non aveva sempre detto che le riserve sono all'altezza dei titolari, quindi non poteva levare calciatori per lui stanchi e magari cambiarli con gente dello stesso ruolo ma magari più fresca, perché il Bari che difende a 5 sul 2-1 contro il Roccella non si può assolutamente vedere. Sì, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo fatto 5-4-1, praticamente non siamo ripartiti più, ovviamente, anche perché vuol dire Simeri da solo non poteva far salire anche la squadra, anche perché non si inseriva più nessuno. Io sinceramente non ho capito cambi dei giocatori offensivi, perché la partita comunque era in controllo, Roccella non si stava avvicinando pericolosamente. Sì, abbiamo preso il 2-1, però obiettivamente non vedevo avvisaglie di chissà che cosa. Non ho capito tutti questi cambi. Avrà visto la squadra un po' stanca, quindi ha preferito coprire un po' gli spazi. Però secondo me ha esagerato, perché ci sta, diciamo, il cambio, per non è la prima volta che li fa. Però trasmetti paura anche alla squadra, perché se un calciatore vede uscire un attaccante e vede entrare un difensore, allora si automaticamente si adegua e si spaventa. Leggo qualche messaggio. C'è Michele sulla nostra chat che scrive: buongiorno ragazzi, sono molto deluso non dalla prestazione della squadra, che in un certo senso c'era da aspettarsi, ma di tutto quello che si scrive da vergognarsi, e lo sottolineo, fischi allo stadio ignobili. Felice Natale a tutti e sempre forza Bari. Pierpaolo, battuta veramente flash, pochi secondi, tu eri allo stadio, ci sono stati questi fischi a fine partita e da dove sono partiti? Allora, io ero allo stadio e sono tornato, tu lo sai, dopo tanto tempo, perché purtroppo non sono a Bari, sono a Lisbona, quindi è stata una grande emozione. Comunque, al di là del risultato, è stato bellissimo, tifoseria straordinaria, niente da dire. Alla fine ci sono stati i fischi, io non farei un processo su questi fischi, diciamo che ci sono stati... prendiamoci, ci sta, voglio dire, insomma, pareggio in casa con Roccella, chiaro che venivi da 7 vittorie consecutive, si potevano pure evitare, però insomma, Serie B, ma che fischio dopo un risultato del genere, per come è maturato, in realtà, non sono stati neanche fischi, sono stati fischi per come è maturato proprio il risultato, in realtà, non è stato un fischio, diciamo, non era un attacco alla squadra, era soltanto un fischio per la rabbia di aver perso due punti in quel modo lì. Leggo qualche altro messaggio. Francesco: ciao ragazzi, qui non si mette in discussione il girone d'andata, bensì la gestione da parte del mister della partita di ieri. Digerire il pareggio di ieri è difficile, comunque niente drammi, auguri a tutti, forza Bari. Sono d'accordo, andiamo avanti. Leggiamo come sono andati le partite sugli altri campi, leggiamo gli altri risultati. Bari Roccella ovviamente 2-2, Cittanovese Troina 2-2, Castrovillari Città di Messina 3-0, Igea Virtus Sacca Taldese 1-0, Locri Gela 1-3, Messina Rotonda 0-0, Turris Portici 5-0 con 4 gol del bomber della Turris Longo. Poi a Cirale Palmese 2-1, poi l'anticipo del sabato, Marsala Nocerina 0-0, classifica che parla di Bari ovviamente ancora primo, campione d'inverno con 43 punti, seguito dalla Turris con 34, poi Marsala e Castrovilla con 27, via via tutte le altre, diciamo che ormai è un discorso che eventualmente riguarda solo Bari e Turris. Il prossimo turno c'è Bari Messina e Turris, che riceverà in casa il Roccella, appunto la squadra che ha appena pareggiato e tolto punti al Bari, chissà se avverrà lo stesso
nella gara, non ce l'auguriamo, di Torre Annunziata. Vi ricordo il sondaggio odierno: passo falso del Bari contro il Roccella, le colpe sono tutte e solo di Cornacchini. Inviateci i vostri messaggi al 340 451 8927, oppure scriveteci sulla chat del programma. E ora passiamo alle prestazioni dei singoli. Colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it. online, come ogni post gara, il sondaggio che permette ai nostri utenti di votare i tre migliori in campo del Bari. Ovviamente vediamo i tre più votati secondo gli utenti di orgogliobarese.it, quelli che si sono salvati, perché alla fine ci sono state prestazioni anche deludenti. Il migliore secondo i nostri utenti è Floriano con il 35% di voti, seguito da Bolzoni col 26%, terzo gradino del podio per Simeri con il 20% dei voti. Ora leggiamo invece le pagelle di orgogliobarese.it, pagelle un po' dure, ma ovviamente dettate, come dicevamo prima, anche con Pierpaolo, dalla rabbia per il pareggio subito contro il Roccella. Marfella 4, Bianchi 5, Caccioli 5, Di Cesare 5, Matera 5, Nannini 5, Bolzoni 5,5, Amlili 4, colpevole sul gol, sul primo gol di Colaiani, Langella 5,5, Piovanello 5, Neglia 5,5, Floriano 6, Simeri 6, Feula 4,5, Cornacchini 4. Pierpaolo, al volo, voti troppo duri? Beh, secondo me sì, un po' troppo duri, insomma, voglio dire, sì, è chiaro che non è stata una bella prestazione del Bari, soprattutto nel secondo tempo, perché il primo tempo, secondo me, è stata una partita gestita abbastanza bene. Troppo duri, Marfella sul gol, io vedendo dallo stadio ti dico, in realtà mi sembrava un tiro, è stato un tiro particolare, perché la palla sì, sembrava che andasse a sinistra e poi a destra, insomma. Però poi rivedendolo in televisione non toglierei del tutto le responsabilità, però portiere giovane che fino adesso ha fatto bene, ci sta pure, voglio dire, un momento. Ma io dico che un portiere che prende gol da 40 metri ha sempre gol, sempre. Sì, sì, no, sempre. Quello indubbiamente, perché obiettivamente, insomma, è un tiro da... Però, sai, quel tiro magari non te le aspetti neanche, perché obiettivamente era un tiro particolare. Rivedendo la televisione sono d'accordo con te, in effetti poteva fare meglio. Per quanto riguarda gli altri, Simeri sì, mi è piaciuto perché ha lottato, però nel nulla. Floriano secondo me è stato il migliore in campo, giustamente come è stato detto, non solo per il gol, perché comunque è stato propositivo, infatti non, sinceramente non ho capito il cambio, probabilmente non sta ancora bene fisicamente, l'unica spiegazione è che non sta bene ancora fisicamente, però non mi sembrava sinceramente, perché stava anche... che avesse problemi di tenuta fisica. Leggo qualche altro messaggio per Paolo da questi però da orgogliobarese.it. Andrea 0383 scrive: complimenti al mister, complimenti vivissimo, ovviamente ironico, rinunciare al gioco e agli attaccanti esterni finendo col giocare con 5 difensori contro un modestissimo Roccella, vergognoso. Stemas, Cornacchini vergognoso, un atteggiamento difensivista che non ha fatto altro che danneggiare la squadra. Poi Pier 01: oggi, ieri meglio, hanno veramente lasciato, assurdo con quanta paura hanno giocato gli ultimi minuti. Cuni 74, ci sta essere arrabbiati, però non facciamo drammi, abbiamo fatto un signor girone d'andata. Poi E 90, personalmente non mi dispiace tanto per i due punti persi quanto per il come li abbiamo persi, avrei preferito lasciare i punti a Rotonda che se li meritavano. Poi l'utente Galletti l'ha voluta pareggiare Cornacchini, nel calcio è così, sono entrati in partita nell'unico modo possibile, e cioè da palla inattiva. Sì, come detto lì c'è stato anche l'errore, però tra un po' ne parleremo di questo, perché avremo i protagonisti del match qui in diretta a Tanto Non Capirai. Ora passiamo alla rassegna stampa di quest'oggi, leggiamo cosa hanno titolato i principali quotidiani che si occupano del Bari. La Gazzetta del Mezzogiorno: il Bari si addormenta, Bari mai così brutto, Roccella punto storico, Cornacchini è deluso, le responsabilità sono sempre tutte mie. Poi cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, perché il titolo è: Bari nella storia ma senza festa, mai prima d'ora chiusa l'andata senza sconfitte. Però Pierpaolo, chiedo il tuo parere su questo. Sulla Gazzetta dello Sport si parla di caso Brienza che non avrebbe gradito la scelta di Cornacchini di non schierarlo nella parte finale del match. Ricordiamo, Brienza non si è allenato tutta la settimana, non era al top, però magari anche tu ti aspettavi Brienza in campo negli ultimi minuti, specie sul 2-2. Sì, anche se pare che non stesse... Sì, non si è allenato per molti giorni, sì. Però è chiaro, sì, io mi aspettavo di vederlo in campo, dopo che ha fatto però tutti quei cambi, insomma,
molto conservativi, alla fine poi ho pensato che in realtà non avrebbe inserito, infatti così è stato. Sì, però c'è stata fare una mezza polemica perché si è scalato per 45 minuti e pare che non abbia gradito, però io credo che sia un caso che si chiude qui, anche perché comunque c'è un giocatore di quell'esperienza, non credo che vada adesso a rovinare gli equilibri di chissà che cosa. Alla fine credo che siano cose di campo che si risolvono, come ho letto, ho sentito nel messaggio, però sì, c'è delusione, però io vedo troppo scoramento, cioè nel senso, ragazzi, purtroppo okay. è un pareggio, sì, nato come è nato, ci sono state delle responsabilità dell'allenatore che comunque ho apprezzato perché ha ammesso di aver sbagliato qualcosa, cioè una gran cosa. Sentiremo anche le parole, cioè, non esageriamo, secondo me voglio dire, siamo imbattuti a 9 punti in distanza da seconda, perché altre battute d'arresto sicuramente capiteranno, speriamo meno. Chiaro. Non possiamo fare un dramma per ogni mezzo fatto, facciamo un dramma perché sennò già cominciamo quei drammi, ne abbiamo già vissuti seri, siamo bene, tranquilli, la squadra è forte. Perfetto, con questi commenti, con la rassegna stampa, si chiude questa prima parte di trasmissione. Io saluto e ringrazio per Paolo Cavallaro, super tifoso del Bari, per essere intervenuto e per avermi coadiuvato quest'oggi. Per Paolo, grazie mille e approfitto anche per farti auguroni e buone feste. Grazie a te, auguri a tutti i vostri Bari. Ciao Nicola. Grazie per Paolo Cavallaro. Allora andiamo avanti perché facciamo ora un passo indietro per ascoltare cosa hanno dichiarato a fine gara i protagonisti del match. Partiamo dall'ex Bari Pizzutelli e dal tecnico del Roccella. Parole raccolte da Radio Norma. Tanto non capirai. Ma sì, sono contento di questo, di aver fatto l'assist per il mio amico Colaianni. Ci teniamo questo pareggio stretto e pareggiare a Bari non è facile. Per me è come se abbiamo fatto una vittoria. Ma sì, giocare nel campo della propria città è sempre un'emozione unica. Quindi sono venuto qui senza ansia e senza pensieri. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e giocarci la nostra partita. Ma sì, non è facile contro il Bari, perché alla fine se li vai a prendere lì loro poi sono bravi a ripartire, perché davanti c'hanno giocatori molto veloci. Quindi siamo stati sotto di 2 gol, però il secondo tempo siamo entrati in campo e abbiamo lottato fino all'ultima palla. Beh, sono contento innanzitutto per Vito, perché è il primo gol in Serie D, però fa sempre piacere fare un assist qui al campo della propria città, ma con questo non vuol dire che se facevo gol esultavo. Ho sempre detto, come anche l'altra volta ai suoi colleghi, che se facevo gol non avrei esultato. Ma sì, ho visto che alla fine si sono messi a 5 dietro, hanno cambiato gli esterni, secondo me hanno sbagliato lì, perché loro erano veloci e ci mettevano molto in difficoltà. Quindi alla fine noi abbiamo capito che dovevamo puntare troppo sui terzini loro e alla fine abbiamo meritato questo pareggio, penso. Sì, ho visto anche quella partita, però secondo me il Bari, oltre a questo pareggio, penso che il campionato lo vincerà facile, perché c'ha davvero giocatori forti. Tanto non capirai. Ma al di là poi dell'atteggiamento che ha avuto il Bari, credo che sia stato fondamentale il nostro atteggiamento nel secondo tempo. Abbiamo fatto quella che della nostra virtù fondamentale, è quella di crederci sempre e di alzare molto di più l'intensità. Poi siamo riusciti a trovare quel gol del 2-1 che sicuramente ci ha dato una carica in più. Sì, diciamo che i ragazzi hanno una grande predisposizione, il gruppo è un gruppo veramente di ragazzi affiatati. Abbiamo a disposizione una società che ci fa star bene, che detta le regole, un po' tutto quello che è l'organizzazione. Noi dobbiamo solamente pensare a lavorare e a cercare di portare punti e risultati a casa, che è quello che secondo me è giusto nel calcio, perché i rispetti dei ruoli poi ti portano ai risultati. Sì, diciamo che abbiamo cambiato un po' tanto, abbiamo cambiato qualche giocatore, abbiamo cercato di creare quel gruppo che rema tutte dalla stessa parte. È un gruppo che lavora tanto, è un gruppo che ha fame soprattutto, un gruppo molto giovane che però ha fame, e quando hai fame nel calcio possono anche venire questi risultati, questo risultato che magari all'inizio poteva sembrare un po' troppo, però vedendo la gara credo che sia un risultato molto meritato. Ma credo, come hai detto bene tu, che proprio dopo il 2-2
abbiamo avuto qualche situazione di ripartenza dove potevamo veramente andare ad attaccare la porta avversaria. Abbiamo sbagliato soprattutto perché abbiamo dei giocatori giovani, magari in quel momento erano un po' presi dalla situazione, dall'atmosfera, dalla responsabilità di quello che stava succedendo, però... Sono contento perché ho visto gente lottare e gente che veramente ci ha messo il cuore e l'anima in mezzo al campo. Tanto non capirai. E queste le parole dei protagonisti in casa Roccella, ma continuiamo ad occuparci e a tessere le lodi di questa squadra. Per commentare nei dettagli quanto accaduto ieri al San Nicola abbiamo in linea il direttore generale del Roccella, Stefano Cataldo. Buongiorno direttore e benvenuto qui a Tanto non capirai su Radio Biancorossa. Grazie, buon pomeriggio a voi tutti radioascoltatori. Grazie direttore. Allora, direttore, deve essere sincero, dopo il 2-0 del Bari avrebbe mai pensato ad un pareggio della sua squadra? Beh, la nostra squadra è tutta da scoprire, perché avendo una nuova organizzazione che è stata realizzata negli ultimi mesi, sta dimostrando diverse qualità. La qualità di rimontare due gol al Bari nel secondo tempo ancora non la conoscevamo perfettamente, però sapevamo che c'erano molti ingredienti per esprimere quello che poi si è visto nel secondo tempo. Direttore, crede che l'atteggiamento troppo prudente e i cambi di Cornacchini, tecnico del Bari, abbiano agevolato un po' il compito del Roccella? Credo di sì, perché noi abbiamo il mister Passiatore, che è un esperto a livello tattico. E penso che il Bari aveva gli uomini per difendersi e non prendere due gol. Probabilmente è stato anche il fatto che il nostro allenatore Passiatore sia riuscito a leggere il punto debole tattico in quel momento del Bari e ha inserito un Bassone e altri giocatori che hanno iniziato a spingere, a crederci. Poi lì penso che a prescindere dall'aspetto tattico del Bari, penso che la squadra del Bari nel secondo tempo non aveva più il passo, l'energia, probabilmente perché dopo che stai 16 partite in vetta al campionato e sei in vantaggio 2-0, arriva il Natale, e giochi con la 13ª in classifica, ti rilassi e un po' gli stimoli si sono abbassati, e questa serie di elementi tutti messi insieme hanno diciamo esatto. Il Roccella però è stato bravo, perché ha letto i punti deboli del Bari e ne ha approfittato. Valutiamo il primo tempo del Bari, perché diciamo che il vero Bari più o meno è stato quello del primo tempo. Ecco, si aspettava qualcosa di più dalla squadra di Cornacchini a livello tecnico, tattico? Parliamo del primo tempo, perché nel secondo tempo il Bari non ha giocato, quindi parliamo del primo tempo. Allora, guardi, nel primo tempo il centrocampo del Bari girava la palla con un tocco e ci ha messo tocco a calciatore, tocco a testa, ci ha messo in difficoltà, perché giravano la palla a livello trasversale molto bene, e poi i tre davanti si vede che hanno un passo superiore alla media della categoria. Noi avevamo difeso bene, perché Amelio, Strumbo, Zukic e Colaianni sono una linea difensiva abbastanza, fanno una linea difensiva abbastanza compatta. Infatti il Bari a furia di insistere, di girare palla, ha sfondato, perché il primo gol del Bari l'hanno fatto di forza, hanno rubato palla, poi c'è stato un diagonale basso che è finito nelle gambe lì sui piedi di Floriano, e ha fatto un tap-in. Quindi per fare quel gol devi avere passo, rapidità, quindi deve avere freschezza, qualità. Il Bari è una grande squadra, probabilmente le posso dire che mi aspettavo di vedere una squadra con qualche under di più in campo, perché erano tutti big di categoria quelli che si sono visti. Noi nel secondo tempo ne avevamo 6 in campo di under.
Allora, c'è tra le squadre più giovani. Direttore, le chiedo com'è andata dal punto di vista ambientale, perché insomma giocare al San Nicola credo sia stata una bella emozione per voi, poi come siete stati accolti dalla società del Bari, insomma com'è andata questa esperienza al San Nicola fuori dal campo? Guardi, devo fare i complimenti allo staff societario del Bari perché ci hanno accolto bene per tutto quello che riguarda i servizi della biglietteria, accrediti, eccetera, eccetera. E giocare al San Nicola è sempre un'emozione bellissima. E qualche giocatore residente che ha origine pugliesi. E tra un po' avremo in linea con noi, possiamo già anticipare. Esatto. Era emozionato e quindi è sempre emozionante frequentare e poter praticare quel campo che è stato il campo dei mondiali degli anni 90, se non sbaglio, non ricordo male. Quindi direttore, complimenti. A Bari si è chiuso il girone d'andata di questo girone di Serie D, Rocella che riprenderà il campionato giocando contro la Turris. Ovviamente i tifosi del Bari si aspettano che Rocella vada a fare punti anche là, ovviamente. Sì, noi se mettiamo in campo la mentalità, la tattica e l'attenzione che abbiamo tirato fuori nelle ultime 2-3 partite con il Messina, il Cittanova, il Bari, possiamo fare punti ovunque, però le partite spesso sono legate agli episodi, quindi la Turris in questo momento è in forma, forse sta meglio del Bari, se non sbaglio. Sì, se non sbaglio ha gli stessi gol realizzati del Bari, quindi ha un attacco abbastanza efficace. In forma. Sì. Noi ce la mettiamo tutta. Probabilmente andremo a giocare con la Turris con lo stesso entusiasmo e la voglia di far bene con la quale siamo arrivati a Bari. Sicuramente il risultato di Bari fa sicuramente bene. Infine, direttore, le chiedo una battuta flash. Perché per qualche suo collega, qualche altro allenatore, qualche altra squadra, non faccio nomi, insomma, pare che questo Bari in Serie D dia fastidio. Cosa ne pensa di quelli che dicono che il Bari non doveva partecipare a questo campionato di D, che la partecipazione del Bari leva in automatico un posto a chi deve ambire alla Serie C? Ma io non credo che queste sono pettegolezze o considerazioni critiche che nel calcio ci possono stare. Il Bari ha tutti i diritti di partecipare nella categoria dove milita. Il patrono del Bari, non dimentichiamoci che ha investito dei quattrini per sostenere la squadra, e ben vengano queste squadre così organizzate perché alzano la media tecnico-tattica della categoria. Poi non dimentichiamoci che il Bari, per poter partecipare a questa categoria, ha subito una perdita della categoria precedente dove militava, quindi c'è il Bari per essere lì non è che qualcuno l'ha punito, ha subito anche una perdita economica, ha dovuto reinvestire. E ha perso anche qualche tifoso, diciamo anche questo, aggiungiamo anche esatto, questo. Esatto. Perfetto, queste dichiarazioni le fanno comunque onore e io ringrazio il direttore generale del Rocella, Stefano Cataldo, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Direttore, complimenti per il risultato di ieri e in bocca al lupo per il campionato. Crepi il lupo, grazie a voi e buon Natale a tutti. Grazie, buon Natale anche a voi, auguroni. Grazie a Stefano Cataldo del Rocella. Bene, andiamo avanti perché ci sono ancora delle interviste da ascoltare. Ascoltiamo come hanno commentato questo 2-2 il tecnico del Bari Cornacchini e l'attaccante Roberto Floriano. Tanto non capirai. Sì, qualcosa non ha funzionato, quindi sono il responsabile assolutamente, quindi ho modo di farvi assolutamente parlare, mi sento responsabile di questa partita, quindi evito già tutte le problematiche che possano venire fuori, però fa parte del gioco, voglio dire, a volte ci prendi, a volte magari non ci prendi, però abbiamo preso due tiri in porta, uno su punizione laterale e un gol da 30 metri, quindi
io mi prendo le mie responsabilità e assolutamente sono responsabile, te ragazzi, responsabile sono io, quindi non c'è nessun problema, anzi ripeto, siccome voi siete contenti, no, quando succedono queste cose, io sono, quindi sono purtroppo momenti del campionato dove succedono queste cose qua, quindi l'allenatore deve capire immediatamente quali siano le problematiche, io penso di averle capite e quindi sono responsabile, no? Se tu l'hai capita sei responsabile perché non hai trovato le alternative, quindi non è questione di cambio o non cambio, ognuno la vede a modo proprio, io vado avanti per la mia strada, però ripeto, sono responsabile, quindi dovrò assolutamente lavorare per far sì che non succeda più una cosa del genere, che non è una cosa grave perché tu hai pareggiato. Ripeto, sono contento di come stanno andando le cose, chiaramente dovessi essere contento di oggi non lo sono assolutamente, però bisogna andare avanti, insomma, e poi chiaramente le critiche fanno crescere e sono anche giuste. Auguri a tutte le persone di Bari e i tifosi del Bari. Tanto non capirai. Comunque c'è da dire, comunque abbiamo fatto un'andata comunque positivissima, quindi adesso bisogna ricaricare le pile e ricominciare l'anno nuovo con una bella vittoria e continuare il nostro percorso. Il mister si vede che ha voluto coprirsi un po' di più, sono cose insomma che il mister ci ha visto tutta settimana, quindi ci può stare. Quindi peccato, ti ripeto, perché secondo me abbiamo preso due gol un po' che si potevano evitare, tutto qua. Ma sì, l'amarezza, ma perché noi fondamentalmente vogliamo sempre vincere, quindi succede che magari quest'oggi insomma gli episodi non ci sono girati così a favore. Adesso non ho rivisto i gol, comunque secondo me sono stati due gol che si potevano evitare in generale, quindi ma succede, insomma, dai, abbiamo fatto 13 vittorie e 4 pareggi, cioè va bene. Sì, vabbè, sì, è stata forse l'ultima opportunità, il portiere comunque era altissimo, ragazzi, quindi ho provato a calciare, insomma. Ti ripeto, secondo me non abbiamo fatto una brutta gara, perché secondo me il primo tempo avevamo tutto sotto controllo, il secondo tempo forse un po' di stanchezza mentale, un po' di... Non è che dici che poi il secondo tempo ci hanno massacrato e potevamo fare gol diversamente, quindi sì, è vero, ci siamo abbassati, però comunque secondo me si poteva portare a casa la vittoria. Tanto non capirai. E queste le parole di Floriano e del tecnico Cornacchini, che hanno un po' ammesso quali sono stati gli errori e i problemi ieri del Bari, e siamo giunti al secondo collegamento odierno dopo aver ascoltato il DG del Roccella. Abbiamo in linea l'autore del primo gol del Roccella, il difensore barese Vito Colaianni. Ciao Vito e benvenuto qui. Ciao, a Tanto buongiorno. Non capirai su Radio Biancorossa. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora Vito, presentati ai tifosi del Bari, magari un po' smemorati, che non si ricordano di te. Chi è Vito Colaianni, in quale squadre hai militato, oltre ovviamente al Bari e al Roccella? Certo, ho militato per tutte le giovanili, la conta all'età di 13 anni a Bari, fino alla primavera, fino a 2 anni fa, dove poi abbiamo disputato anche il torneo di Viareggio, la fase dei playoff, la fase finale. Fin quando poi sono andato ad Altamura in Serie D e su a Milano nel girone A, Milano City. Ho ricevuto poco tempo fa una chiamata dal mister Passiatore che mi ha allenato in A da Livi, Primavera, Bari. Un po' come Pizzutelli anche. Non ci ho pensato due volte a scendere giù in Calabria. Ecco, come hai detto, tu sei un barese doc, come hai detto, cresciuto nelle giovanili del Bari. Ti chiedo qual era il mister di quelle squadre lì e magari qualche tuo compagno di squadra dell'epoca che magari ha avuto una carriera, comunque è più noto e conosciuto, che magari ha fatto anche parte della prima squadra, o comunque chi c'era insomma in quel tuo Bari, in quelle giovanili del Bari, qualche nome? Sì, io sono cresciuto inizialmente con il mister Nicasio fino al mister Sassarini, Urbano, Passiatore, che è il mio attuale allenatore, e i compagni di squadra che ancora giocano e sono a buoni livelli sono un po' da Scalera, Castrovilli, Gaetano, fino anche a Nico Turi, che proprio ieri ho salutato, e poi altri giocatori, Armenis, Lenoci, tutti i giocatori che adesso giocano in D. Ecco Vito, secondo te, perché spesso ci abbiamo parlato di questo argomento, Castrovilli, Scalera, giocatori un po' sopravvalutati oppure no? Perché loro erano vicini alla Fiorentina, Castrovilli ancora, se non sbaglio, della Fiorentina, però magari ci si aspettava una carriera diversa, soprattutto magari da Scalera, che insomma, se ne parlava un gran bene, però alla fine a Bari non si è imposto. Certo, a volte quando... Vabbè, Scalera per me è un
buonissimo giocatore, però purtroppo quando magari tra Fiorentina, Nazionale, trasferimenti, incominci magari ad avere le prime difficoltà, è come se non riuscisse a tenere il passo, però adesso lui si trova una rosa comunque di Serie B, è un ragazzo classe 98, può solo ancora migliorare, quindi io gli auguro tutte le fortune di questo mondo. Naturalmente è sempre meglio cercare una sistemazione in cui si giochi, anche se magari scendere di un gradino un po' più basso, però naturalmente l'importante è giocare. Giocare e farsi notare, quindi gli auguro comunque tutte le fortune di questo mondo, comunque ci uniamo, è ancora giovane, ci uniamo a questi tuoi auguri nei confronti di questi due giovani ragazzi. Tornando a te, ieri hai segnato nel tuo stadio sotto la curva nord, ovviamente non hai esultato, a me non mi è sembrato di averti visto esultare. Che cosa hai provato? Cosa prova un ragazzo di Bari a segnare alla squadra della propria città sotto la curva nord? Un gol importante. È un'emozione grandissima, un'emozione che parte già dall'entrata in campo, perché sono tanti ricordi da fino a quando sei piccolo e arrivi lì, giochi in quello stadio che ti porta tanti ricordi, tante cose in mente, quindi fare gol sotto la curva nord e non poter esultare, perché per rispetto alla tifoseria, perché e avrò sempre rispetto alla tifoseria barriente e della società del Bari. Chissà quante volte sei andato in curva. Non ho capito. Chissà quante volte sei andato tu in quella curva, no? Appunto. Anzi, io ricordo quante volte sono andato lì in curva nord, quante volte ho fatto il racchetto a palle dietro quella porta. Quindi erano tanti ricordi e è giusto che io non abbia esultato, perché comunque Bari è la mia città ed è la città in cui sono cresciuto e la tifoseria ho un enorme rispetto per loro. Immagino ci fossero i tuoi parenti, amici in tribuna, felici per... Sì, c'erano un po' di persone, a partire dai miei parenti ai miei amici, un po' di persone che conosco nel mondo del calcio, e mi sono sentito subito anche con il mio procuratore dopo la partita, Fabio Sterduti. Salutiamo Fabio. Vi ricordo che siamo in diretta col difensore del Roccella, Vito Colaiani, ovviamente ex difensore anche del Bari. Tra le cose più belle della partita, secondo me, il tuo duello con Simeri, avversario ostico. Che partita è stata? Una partita nella partita, quella lì. Sì, fin da subito, prima di ogni partita, io subito mi prendo informazioni su gli attaccanti, le persone che giocano magari nel mio ruolo, quindi Simeri già lo conoscevo, l'ho visto giocare, sapevo alcune sue caratteristiche ed è un buonissimo giocatore, però io l'ho tenuto abbastanza a botta, ce ne siamo un po' dati durante la partita. Diciamo duello finito in parità quello tra te e Simeri. Diciamo in parità come la partita. Tornando al tuo gol invece, correggimi se sbaglio, la punizione l'ha battuta l'altro barese Pizzutelli. Secondo me quello che ha spiazzato un po' i giocatori del Bari e che ha agevolato te è stata quella finta, secondo me non voluta, perché non sapevano se partire Pizzutelli o un altro calciatore che era accanto. Cioè, quella finta, quella perdita di tempo, secondo me ha spiazzato un po' i calciatori del Bari e ti ha dato la possibilità di prendere il tempo su Amlini, sei d'accordo? Sì, lì c'è stata inizialmente c'era Bozzoni che mi marcava, poi essendoci questa finta che è stata involontaria, l'avevo visto bene. Ho fatto una piccola mezzaluna, Bozzoni mi ha perso di vista e mi sono trovato solo davanti alla porta, quindi diciamo che la finta involontaria ha scaturito tutto, perché inizialmente a palla ferma erano tutti sulle marcature. Ti ha deluso un po' il Bari? Per me è una grande squadra, come rosa, come giocatori. Non so se avrà difficoltà a vincere, anzi a salire in Serie C. Non mi ha deluso. Naturalmente a volte si sbaglia a leggere la partita, ma sono errori normali. Comunque a 9 punti sulla seconda in classifica non si può dire niente, anche se ho visto e ho letto che hanno contestato alcune cose,
da parte del... Sei varese, lo sai come funziona, no? Quindi non ti devo spiegare come funziona. Vito, ti faccio una domanda a proposito di baresità. Qualche tifoso si lamenta, perché ovviamente noi ci dobbiamo lamentare di tutto, del fatto che a Bari ci siano troppi giovani napoletani e pochi baresi. L'unico barese giovane è Turi, poi c'è Mauro Antonio, ma è un portiere comunque non è certo giovanissimo. Cosa ne pensi di questo discorso? Chi dice fa un po' di polemica, troppi napoletani, troppi giocatori del Napoli e abbiamo tanti baresi bravi, tu sei un classico esempio, però non ce ne sono in squadra, tranne tu. Su questo adesso conosco poco l'ambiente della città adesso nuova di Bari, però posso magari solo immaginare, che comunque sono molto collegati, la città di Bari adesso, essendoci De Laurentiis come allenatore, sono molto collegati alla società di Napoli, quindi magari non essendoci più la società di prima, che era fatta prevalentemente da persone baresi, si punta forse magari a fare il salto di categoria più velocemente e puntare meno sulle persone del territorio. Però naturalmente è una cosa che il Bari da ora o in futuro, almeno dall'anno prossimo, deve cominciare a fare, perché i giovani del territorio sono i giovani più preziosi perché noi di giovani forti ne abbiamo tantissimi. E tu e Pizzuteri siete due validissimi esempi. Perfetto, io ringrazio l'ex difensore del Bari, ora al Roccella, Vito Colaiani, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Vito, grazie mille, approfitto anche per farti tanti cari auguri di buon Natale e buon campionato. Anche a voi, vi ringrazio, auguri a tutti. Grazie a Vito Colaiani, grazie mille. E allora, con questa seconda intervista si chiude questa puntata di Tanto Non Capirai. Noi, ovviamente, di Radio Biancorossa ci fermiamo anche noi per qualche giorno, ricarichiamo anche noi un pochino le batterie, ci riascoltiamo venerdì 4 gennaio con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Saremo pronti per presentarvi Bari Messina. A tutti voi e ai vostri cari i nostri auguri per un sereno Natale e felice anno nuovo. Forza Bari e ciao! Senti questa voce, chi canta il mio amore, la Bari è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai.